voltiamo pagina e parliamo di un bellissimo libro che ha conquistato critica e pubblico, Shopping Pericoloso. Questo è il titolo del romanzo della giornalista e scrittrice Stefania Giacomini, edito da All Around. Oggi nostra gratita ospite ovviamente in collegamento a Mattina Live. Buongiorno cara Stefania e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori della vostra televisione. Ecco, questo racconto che oscilla tra mondanità e suspense, romanticismo, ma anche cinismo, tra scenari di moda, direi mozzafiato, e realtà contrastanti. Com'è nata l'ispirazione per questo romanzo? Ma dunque, l'ispirazione è nata perché, diciamo, da tantissimi anni mi occupo di questo settore. In realtà è un romanzo rosa e giallo, no? Perché è ambientato nel mondo della moda, è ambientato nel mondo dell'arte a Lisbona e a Roma. Lisbona ho vissuto per alcuni anni e a Roma è la mia città natale e mi sono occupata professionalmente per la RAI e tuttora mi occupo di moda, costume, arte. E Certo. dunque ho ideato un viaggio, diciamo, grand tour moderno di tre ragazze straniere, che però poi si trovano coinvolte in una disavventura, che è quella appunto della tratta delle schiave bianche. Perché? Perché è un dato che io ho tratto navigando in internet e ho visto che è un problema grossissimo. Tra l'altro Papa Francesco più volte ha denunciato in vari Angelus che ci sono 43 milioni di vittime e di persone coinvolte nel traffico internazionale della tratta degli esseri umani. E tra l'altro è un dato che forse con queste guerre in corso saranno destinate ad aumentare. E il 10 di aprile io sarò ospite all'Europarlamento, ospite della eurodeputata Cinzia Bonfrisco, perché prenderanno spunto dal mio libro per parlare proprio di questo fenomeno. E, tra l'altro l'Italia è stata una delle promotrici con il Trattato di Palermo nel 2003, quest'anno si festeggiano i 20 anni di questo trattato, che è proprio un trattato che si occupa in maniera transnazionale della tratta degli esseri umani. E quindi, diciamo, lo sfondo è la moda, l'arte, la bellezza, per far capire che c'è questo mondo bello, ma che potrebbe essere anche pericoloso come qualsiasi altro mondo. Certo, assolutamente. Quindi sullo sfondo anche queste due capitali europee a confronto, Roma e Lisbona, due spaccati quindi anche di atmosfere suggestive ma anche diverse, anche complementari, ma ovviamente hai spiegato la scelta di questi luoghi, come influiscono poi nell'opera? Fluiscono perché il viaggio inizia, queste ragazze si conoscono a Parigi nella Grande Ville della moda, sono straniere, una è svedese, l'altra è anglo-brasiliana e un'altra franco-giapponese. Tra l'altro una di queste tre ha una doppia identità, ma non la svelo perché poi così potrete Certo. leggere il mio libro, che si può trovare anche su Amazon, quindi è molto facile. Oltre che ordinarlo in libreria. E quindi queste ragazze decidono di fare un viaggio e decidono di scegliere Lisbona perché è una città che tutti adesso a nostro, diciamo, giudizio è giudicata come città molto alla moda, molto cool, moltissimi non solo pensionati ma anche giovani creativi vanno a vivere là perché è una città molto viva da questo punto di vista. E poi ci sono molte connessioni con l'Italia, anche Roma, ci sono reperti romani, ci sono delle chiese, tra l'altro, decorate da architetti famosi nel periodo rinascimentale barocco, quindi diciamo c'è una chiesa addirittura intitolata la Chiesa Italiana, frequentata anche dalla comunità italiana, per cui ci sono molte connessioni. E Molti elementi di connessione. poi Queste tre? Roma è la Sì? mia Vabbè, città. Roma. Roma è la mia città dove appunto è nata la moda, l'alta moda. E la Esatto. città che ha 3.000 anni di vita, che tuttora si scoprono dei reperti particolarissimi, come il nuovo Parco del Celio, come la nuova, diciamo, nuova e antichissima pianta di Roma. Quindi, insomma, e poi ci sono molti creativi. Sta vivendo un momento di, come dire, di un po' oscurantismo la moda romana, però penso che ci sarà una grande discussione, diciamo, ci sarà successo di nuovo perché ci sono tantissimi artigiani famosi che tra l'altro adesso hanno scelto Parigi, però come Grimaldi, che tra l'altro è uno dei protagonisti del mio libro, come Luigi Borbone, che è un famoso e bravissimo designer italiano,
e romano, quindi un architetto, per cui e hanno partecipato in questo romanzo anche in maniera molto, come dire, attiva, nel senso che hanno aiutato in un certo senso a risolvere alcuni problemi da queste tre protagoniste, per far capire che la moda non è soltanto, come dire, individualismo sfrenato, creatività sfrenata, ma anche solidarietà. Quindi ci sono questi principi anche di solidarietà e di amicizia. Quindi questi tre protagonisti inventati ovviamente dalla tua fantasia incontrano nel loro percorso anche delle personalità proprio realmente esistite della moda, anche però trappole pericolose nel corso di questi parti patinati. Esatto, esattamente. Dunque, personalità importanti sono appunto Renato Balestra, che purtroppo è scomparso di recente, e quindi appunto Antonio Grimaldi, Luigi Borbone, addirittura Lavinia Biagiotti, Le Fendi, perché appunto loro alloggiano in residenze che sono tutte residenze, diciamo, che promuovono attività culturali come Rhinoceros, Villa Letizia. Ho anche scoperto dei luoghi un po' di nuovi, tipo Soho House, tipo Triple F, che è nato nella casa, l'ex casa di Schifano, la casa studio di Schifano, che è stato un artista molto importante negli anni 60, ma anche il Maxi. Quindi voglio dire, è un percorso tra moda, arte, e nello stesso tempo però il personaggio clou è questo Carlos, che è un uomo molto affascinante ma molto insidioso e pericoloso, perché ha una storia alle spalle, quindi di solito i criminali nascono perché hanno avuto anche loro una loro vita difficile, quindi c'è tutto un incastro di... E una di queste protagoniste invece è una detective perché ha avuto una storia appunto dolorosa nella sua famiglia. Quindi insomma è abbastanza intrigante, spero. Certo, assolutamente. Almeno da come ci stai raccontando sembra abbastanza, insomma, coinvolgente. Ma che caratteri hanno questi protagonisti? Dunque, i caratteri che hanno, dunque, la nostra blogger svedese è una molto, diciamo, coinvolta nel concetto della sostenibilità, del riuso. L'anglo-brasiliana è bellissima donna, dai capelli rossi, quindi molto attraente e che ama molto gli uomini, oltretutto. Mentre la franco-giapponese è una romantica che ancora deve scegliere se diventare un architetto, anzi è un architetto, se continuare nell'architettura. Oppure è l'intellettuale del gruppo, effettivamente. Quindi, ma io sono felice che questo libro, il 10 di aprile, poi verrà Sì. trasmesso in streaming perché tutti i giovani o meno giovani possono essere resi consapevoli di questo problema di cui si parla molto poco, cioè quella della tratta delle schiave bianche. Quindi anche loro, questi protagonisti, si comportano in base alla loro cultura, c'è grande solidarietà e amicizia anche tra di loro, quindi c'è anche l'amicizia tra le donne. Certo, ma quanto il tuo lavoro ti ha aiutato nella stesura di questo romanzo? Ah, tantissimo. Sai, io ho una scrittura visuale perché per 30 anni, 38 anni sono stata giornalista della RAI Certo. e quindi conduttrice come te, per cui tanti servizi televisivi che dovevano essere sempre molto stringati e quindi scrivere un romanzo, io ho scritto già altri libri, Il successo viene con l'abito e Alla scoperta del set, che sono due libri che parlano di moda, uno è la storia dagli anni 50 all'anno 2000, che era l'anno in cui si è festeggiato il giubileo della moda, perché Papa Wojtyła ha voluto per la prima volta in Vaticano far entrare il mondo della moda perché diceva appunto che la moda ha una grande responsabilità, quella di educare al bello. Invece La scoperta del set è una storia di interviste di tutti i mestieri del cinema, dietro le quinte. E poi io ho inserito la collaborazione del mondo della moda con il cinema, perché a Roma Fendi, Gattinoni hanno tutti collaborato con il mondo del cinema e tuttora. Quindi è una grande, diciamo, unione di creatività e di artigianalità. E Certo. quindi il mio lavoro, questa mia curiosità professionale, mi ha portato ad affrontare durante il giubileo un po' più di riflessione. Ho incominciato a fare anche io delle interviste video, perché ho una mia rubrica che si chiama Caffè in Bellezza per Good in Italy, che è la mia web piccolina, e quindi ho incominciato a riflettere un po', dico forse voglio ricominciare a scrivere, e quindi ho incominciato a fare questo mio primo romanzo, è il mio primo romanzo.
Tra l'altro, proprio in conclusione, voglio ricordare che tu dedichi anche buona parte del tempo proprio all'impegno no profit attraverso la moda, per chi è colpito dall'Alzheimer, e questo ti fa molto onore. Stefania, noi ti Grazie. salutiamo e ti ringraziamo per essere stata stamattina in nostra compagnia, Mattina Live, per averci portato questo bellissimo romanzo, Shopping Pericoloso, di Stefania Giacomini. Noi ti ringraziamo ancora. Pubblicità. Grazie, grazie a te e buon lavoro. Grazie. A tra pochissimo con Mattina Live.